spantico, cioè carico di suspense. La seconda semifinale vede sul palco scenico Oscar. Oui. Sta per arrivare il grande momento, dammi un consiglio, tenga una barzelletta su una buona e su una cattiva. No, 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 aspetta, da Rughi, l'argomento mi piace, è così. Ci sta un amico, va vicino a Nata, dice, voglio un evento importante, due cose, una buona e una malamente. Mia moglie ha partorito, ma auguri, 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 ha partorito. Muoglione e nire. Ma quasi meglio l'amico, invece l'amico comincia dalla clinica. Aspetta, aspetta, scusa, come sembra che si è pronto? Hanno rubato la macchina sotto palazzo, qui è così mordicino. E ma subito venga, altro non mi dice niente, ma vengo. Vengo, vengo, vengo. Ma si può campare così. Mo va la pubblicità. Non cagnate canale, casino stanotte vi venga a trovare. Uffa papà, uffa papà, non mi devi più scocciare. Non ti voglio far soffrire, questo mondo è un po' fetoso e io sono un po' geloso. Uffa papà, uffa papà, non mi devi più scocciare. Uffa papà, uffa papà, non mi devi più scocciare. Porta uno e tu fa schifo, porta naso e tutto grifo, metta il rinde chiocco, caruzzonga da frullocco. Ma tu non ti fai capace, così nati in dalla magia, così fatto troppo a pelle, ho cresciuto canutella. Uffa papà, non mi devi più scocciare. Uffa papà, non mi devi più scocciare. Questa gonna è troppo corta. E a me non me ne importa. Ah, questa maglietta è troppo stretta. Tu sei pazzo, in un aietto. Ah, e dammi un po' i telefonini, eh? No, controlli i messaggini. E stasera dove vai? Non te lo dico, come fai? uffa papà, non mi devi più scocciare. Uffa papà, non mi devi più scocciare. Non si dice questa papà, altrimenti da già sciacca. Dai pazza, non fa cocciuta. Dai, ma che fai? Te lo si chiude. Maresciallo. Sì, capitano. Sto attraversando un periodo fortunato. Sono contento per voi, capitano. Ho giocato all'otto, ho vinto. Ho una donna che mi ama e soprattutto ieri mattina ci trovate un portafoglio con 500 euro dentro. Sono contento per voi, capitano. A voi mi è mai capitato di trovare un bello portafoglio pieno? Come, capitano? Come, non mi è capitato? Sì. Ah, ci trovate un portafoglio chi ne cambia? Non sto parlando con... Avanti con la prossima visita! Dottor, buongiorno! Buongiorno a voi! Sentite, tengo un prurito maledetto per tutti i corpi, non ce la faccio più a malattare, mi dovete dare qualche cosa, se no muoio! Un prurito fortissimo! Dappertutto, una continuazione! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Facetemi vedere cosa che stiamo a lasciare, vabbè, ma è una sciocchezza però, eh? È una sciocchezza! Ma vi segno un po' di pomata allo zolfo! Pomata allo zolfo! Zolfo, pomata! Grazie! Allora, mattina e sera. Arrivederci. Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Avanti, avanti con la prossima visita. Dottor, buongiorno. Vi ricordate me? Ah. L'altra volta mi avete dato la pomata allo zolfo. Il signore col prurito che non ce la fa segrettare, eh? Esatto. E beh, come vi siete trovato? Niente, dottor, peggio di prima, ma non ce la faccio più. Guardate queste unghie, se stanno là trappendo tutto quanto a pulire, a non ce la faccio più. Però no, c'è un po' di miglioria, c'è sta. Mi vedo un po' meglio. Facete una cosa, eh? Poi vi do un po' di talco mendolato. La sera prima di andare a letto vi mettete questo talco mendolato e la mattina presto. La prossima visita. C'è prima, non ce la faccio, ci vuoi grattare. Evitami. Ah, dottor, ma posso...